Questa è la nostra coordinatrice pedagogica, questa è la nostra vicepresidente dell'associazione, Maria. Il marito di Maria. Allora, questo edificio c'era nella parrocchia, questo qui, diciamo, era colpa di Mauro. Noi vogliamo dire ad Agata Smeralda, non a livello personale, ma a livello istituzionale, che nelle Olimpiadi della solidarietà avete già vinto la vostra medaglia d'oro. E allora, visto che siamo in Brasile anche per siamo in Brasile per Agata Smeralda, ma anche per le Olimpiadi, è come se volessimo dire grazie per questa bellissima esperienza che andrà avanti, che avrà molte cose ancora da fare, alcune le vedremo, ma che ha la stessa passione dal primo giorno, 25 anni fa, e che ha la stessa passione di quando Don Renzo Rossi arrivò qui nel 1966-65. Giorno di grande gioia per noi a livello personale, perché abbiamo rincontrato alcuni amici qui, abbiamo rincontrato le facce di alcuni amici, ma alcuni amici sono con noi anche se ci vedono da lontano, dall'Italia, i tanti amici di Agata Smeralda e anche qualcuno come Don Renzo che ci vede da molto più lontano, ma che ci vede con lo sguardo carico di affetto e di amore. Vorrei che questo giorno fosse condiviso in Italia da chi oggi festeggia la legge contro lo spreco alimentare. Vorrei che fosse condiviso dalle associazioni che festeggiano in queste settimane la legge sul terzo settore. Le leggi che stanno cambiando e dando più forza ai volontari, che stanno cambiando la storia del nostro paese, che stanno dando più forza ai nostri volontari, perché l'Italia è bella e grande per la sua cultura, per la sua spiritualità, ma è grande e bella anche per lo straordinario lavoro delle donne e gli uomini che fanno volontariato, che fanno associazionismo, i laici, i religiosi che sono qua e quelli che si impegnano nel nostro paese. Anche per questo sono felice di festeggiare a Salvador i tanti volontari italiani che si uniscono a voi in un grande abbraccio. E ben felice.